ragazzi per fare il rifornimento per portare ancora del cibo ai piccini. Lei sta guardando il nuovo nido, sta dando un'occhiata, è molto curiosa. Gli ho messo un altro nido non per farla deporre ma per farla distrarre, per evitare che butti fuori i piccini. È stata lei a farlo distrarre perché lui stava continuando a imbeccare i piccoli. Guardate i tre piccoli, guardateli. Il papà sta prendendo ancora cibo per andarli a nutrire. E loro gridano perché vogliono ancora mangiare. Alla fine Karin decide di uscire, perché Karin sa mangiare anche da sola a questo punto, eh? Però essere imbeccata fa più piacere, chiaro, no? Stanno sollecitando il padre, il quale si sta affrettando a fare il pieno. Lei invece pensa a se stessa. Karin è uscita e si sta servendo da sola. Come vedete ne è capace.
Il bordo del nido è stato mordicchiato dai bambini, eh. Questa è l'acrobata della madre, Irina, la guasta feste. Anche Dorian cerca di uscire. Il papà sta imbeccando Dorian. Karin vuole la sua parte, Irina fa la guasta feste. Di Boris non c'è traccia, è rimasto dentro il nido. Lui raccoglie ancora cibo, si vede che non era soddisfatto di quello che c'era. Dovrebbe anche bere adesso. Ancora cibo. Dorian sta per uscire. Irina si abbuffa anche lei. Irina mi sembra un po' grossa sotto, non vorrei che volesse fare le uova. Spero di no. Ma è un po' grossina. Tutto sommato, vero Irina? Che sei un po' grossa sotto? Guarda. Non vi pare? Questi sono i miei piccoli documentari casalinghi, fatti male con la mano che trema. Karin va a passeggio per cavoli suoi, raggiunge la mangiatoia e si serve da sola. Si era rotta di aspettare il padre, il quale si sta ancora ingozzando, eh? Sta facendo altro che il pieno. Irina si abbuffa pure lei.
E Doria non sa che fare. Lei è già autonoma, addirittura guarda dentro a quest'altro nido. Ma lo sguardo severo della madre la rimanda dentro nel vecchio nido. Che non è il nido in cui è nata, eh. Questo è il nido della zia, che l'ho sostituito circa 10 giorni fa. Quest'anima è piena di Irina. Karin esce nuovamente, lei è la più autonoma di tutti. Ma lui forse è andato a bere, che non l'ho visto. Ora però dovrebbe andare dentro. A imbeccarli, e infatti, e la carne ne è rimasta fuori e ora andrà dentro anche lei a rompere i coglioni, che lei ormai sa mangiare da sola, non dovrebbe andare lì. Sentite che strepito, sta dando da mangiare a tutti e tre. E Irina si è scocciata perché vorrebbe ricominciare a fare le uova lei. Lui ha appena finito. Eccoli tutti e tre affacciati. A chiedere cibo. Guardate che scena. Chiedono la pappa come se fossero morti di fame. E lui ricomincia a fare il pieno. Ma i piccoli si imbeccano anche tra di loro, dentro al nido. Imparano quello che dovranno fare da grandi. L'arte di imbeccare. O di farsi imbeccare. Quello è Boris, questo è Boris che sta per uscire. Anche Boris vuole servirsi da solo lì alla mangiatoia. E stuzzica il babbo per dirgli spostati.
E Karin da noi a Boris. Quindi Karin, Boris, Paciocco, ovvero Yuri, e qua su abbiamo Irina la fetentona. Dorian è dentro il nido. Qui abbiamo la piccolina, si sta riposando, lei è la femmina, vedete? Dentro il nido, quello che vedete, se lo vedete, ma non si vede, sopra dentro il nido c'è il maschio, che dà il cambio alla femmina. Ma non si vede, io lo vedo da qui. Qui con questa scena io vi lascio. O non vi lascio? Che non mi staccherei mai da qui. Papà sta dando da mangiare ai due figli maggiori. Karin e Boris. Ed ecco Dorian che esce anche lui dal nido e reclama la sua parte. Ma nessuno lo considera, il povero piccolo Dorian. E sta urlando inutilmente. Però guardate, riceve cibo dalla sorella, avete visto? E lui aveva finito le scorte, al ritorno a fare il pieno. E la sorella cerca di rientrare nel nido, ma c'è Dorian che gli ostruisce il passaggio. Devo dire, la sorella assomiglia tutta a Paciocco, per me è figlia di Paciocco, no? Di Sasha. È uguale al padre, identica. Forse ce la poteva un pochino più rossa, ma... C'è il capino un po' più rosso, sì.